Sì, grazie Enrico. In realtà non parlo neanche di divisioni, nel senso che volevo prenderla ancora più larga. Io lavoro in VMware, sono il responsabile del gruppo di prevendita di VMware Italia. Quello che, giusto diciamo per così preparare un po' il campo a quello di cui parleremo, questa è una slide che fa vedere quello che è il rapporto tra l'IT e il business durante, diciamo, gli ultimi 50-60 anni, sostanzialmente quelle che vengono chiamate le ere informatiche piuttosto che le varie piattaforme, no? La prima piattaforma, la seconda piattaforma, la terza piattaforma. Si vedono tre linee, sostanzialmente budget che rimangono pressoché flat, come più lontano, ok, benissimo, così anche più elegante, budget che rimangono pressoché flat. Quello che vedete sostanzialmente è che l'IT è riuscito grosso modo a tenere il passo con il business fino a questa terza piattaforma, questa era del mobile cloud, no? Ecco, ora qui c'è stata una forchetta che si è allargata, da lì diciamo l'esigenza, da lì il problema, no? Da lì l'esigenza per l'IT di come dire, accelerare per riuscire a tenere il passo. Ora, vorrei farvi una domanda. Chi di voi è stato esposto per la prima volta a questo tipo di concetto? Cioè, non l'ha mai sentito, lo sente da me oggi per la prima volta. Perfetto, allora siamo tutti allineati, no? Proprio perché quello che, se fossi un bravo attore, in questo momento dovrei dire la risposta a questo problema è il cloud, come fanno i dischi quando si è rotto il motore, quando rallentano, no? Perché secondo me siamo un po' prigionieri di una certa dinamica dove confondiamo sostanzialmente i sintomi con un problema, o se non vogliamo chiamarlo un problema, con la causa delle cose, no? E quindi siamo focalizzati a dire vabbè, il problema è che non riusciamo a tenere il passo, quindi la soluzione è il cloud, ok? Io quando vengo esposto a questo tipo di presentazione o comunque di approccio ai problemi mi sento un po' a disagio, e non so se capita anche a voi, perché mi verrebbe da dire va bene, se il cloud è la risposta, la domanda qual è? Perché quella non è una domanda, cioè lì mai fatto vedere che c'è un problema, posso anche essere d'accordo perché effettivamente non è sbagliato quello che vi ho proiettato, però di fatto non è che mi aiuti a capire in profondità quali sono le forze che stanno, come dire, formando, dando la forma a questo tipo di mondo, e siccome io probabilmente non le capisco faccio anche fatica a prendere delle decisioni, se vogliamo, informate. Ok, e a questo deriva in parte dal fatto che la stragrande maggioranza, per non dire la totalità, dell'innovazione tecnologica arriva dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno una cultura che è molto, secondo me, sull'how-to, no? Cioè come si fanno le cose, e molto poco sul perché si fanno le cose. Questo gli dà un grip eccezionale in termini di execution. Cioè, quindi da dire noi riusciamo a creare innovazione perché c'è una forte competizione, soprattutto abbiamo, come dire, quella diligenza per darci degli obiettivi, delle scadenze, per eseguire, cioè fare execution, si dice, ormai certe cose mi vengono più in inglese che in italiano, vabbè, mi perdonerete, su queste cose. E poi, però appunto, perdendo di riflesso un pochettino la visione a volo d'uccello, no? La visione del tutto, come si dice, perché mi concentro su una parte, magari la parte che mi compete. Su questo c'è un aggravante, secondo me, che è un aggravante che non è culturale in questo caso, ma è un aggravante dei nostri tempi. I nostri tempi sono, come dire, si dice l'era del dio denaro, se vogliamo, no? Però di fatto uno dei riflessi di questo mondo così capitalista diciamo di ispirazione è che si tende a privilegiare la componente quantitativa rispetto alla componente qualitativa, cioè tutto quanto un quadro. Allora io accendo il telegiornale e mi dicono: già hanno venduto il quadro di Cézanne 259 milioni di dollari, per cui sto quadro è una figata.
Cioè, quello è come dire l'implicito, no? È bello perché se uno ha pagato 260 milioni di dollari è un capolavoro. Però nessuno mi ha spiegato, non so, in che contesto, perché è bello, che cosa voleva dire l'artista con quel quadro. Magari si è rappresentato un punto di svolta per la storia dell'arte, io non lo so, perché non è un'area di cui io mi interesso, no? Ma anche volendo lasciare la storia dell'arte, che poteva essere un esempio emblematico, prendete Facebook. Facebook, dicono, ha cambiato il mondo perché c'ha 1.100.000 utenti e ha fatto l'IPO, cioè è andata in quotazione pubblica con una quotazione da record. Benissimo, cioè nessuno mette in dubbio che sia un colosso, come può essere un colosso Amazon di cui si parlava stamattina, va bene, ma anche questa ancora una volta, come dire, una connotazione quantitativa, no? Quindi io invece vorrei uscire con voi in questa chiacchierata, ormai mi rimangono, dopo questo pippone introduttivo, mi rimangono, come dire, 20 minuti, quindi non è che possiamo fare delle grandi analisi, però volevo così, nell'arco di questa giornata, nell'arco anche di un orario post-prandiale, come si dice, usare questi 20 minuti per fare delle riflessioni, cioè come se ci alzassimo un attimo a volo d'uccello, andassimo a vedere quali forze agiscono intorno a quello che poi per noi si traduce nel quotidiano in tecnologia o in scelte tecnologiche, no? Nella speranza che, diciamo, a seconda del ruolo che voi ricoprite nelle vostre aziende, nelle vostre realtà professionali, questo vi possa aiutare, perché se dovete prendere delle decisioni, probabilmente riuscirete a prendere delle decisioni un po' più informate. Se invece siete dei professionisti dell'IT, come dire, che contribuiscono a far andare avanti la macchina, probabilmente anche capire quali forze stanno, come dire, dando forma al prossimo futuro può servire anche banalmente per orientare quelle che magari sono delle scelte di carriera o di approfondimento di certe tematiche, no? Ecco, allora torniamo un attimino a bomba al discorso iniziale. Allora partiamo però dal business, no? Si è detto che il business ha delle aspettative e che l'IT non ci sta dietro. Allora cerchiamo di partire dal punto di vista del business. Io ho identificato tre cose di cui vorrei parlarvi. Allora si è detto mobile cloud, che è la nuova era, quindi un'era dove i servizi in gran parte vengono erogati dal cloud e vengono fruiti da utenti che li fruiscono su oggetti su mobili, no? Tablet, smartphone, eccetera. Questo, se non altro, volendo anche ipersemplificare, ha una connotazione quantitativa. Cioè, vuol dire che per me azienda, a questo punto il mercato non è più locale, non è più nazionale, ma diventa globale. Volendo, tutti possono accedere ai miei servizi, quindi tutti potenzialmente per me diventano un mercato. Primo punto. Dall'altro punto di vista, è ancora più grosso il numero di utenti, perché se prima io dovevo, anticamente, probabilmente nell'era del mainframe, andare al negozio sotto casa a comprarmi le cose, poi c'è stato un momento in cui sono arrivati i centri commerciali, quindi avevo più negozi, quindi forse con un'unica uscita riuscivo a, come dire, completare più cose, o al supermercato completo il tutto, poi sono arrivate, come dire, ti portano la spesa a casa, ti fanno queste cose qui, quindi la clientela, di fatto il tuo bacino di utenza si allarga, però deve già avere, come dire, un PC, una connessione a internet per poterti fare l'ordine, no? Se invece io sto parlando utenti che bene o male tutti hanno, o comunque parliamo di miliardi di persone che hanno uno smartphone, di reti che ormai diventano abbastanza pervasive, per cui anche in metropolitana io riesco tranquillamente a fare telefonate e a navigare in internet, è chiaro che anche come utente il mio mondo si allarga e mi si allargano le prospettive. Perché a questo punto io posso andare in un negozio e trovare, come dire, anche un feedback immediato, no? Mi sta dicendo che è un buon prezzo, ma io lo posso verificare in tempo reale, vado a vedere su altri 10 siti quanto costa, oppure ci sono dei portali interi che mi fanno loro la comparazione, no? Oppure non mi so orientare su certe feature, non so se sono buone, eccetera, c'è già una comunità che mi può dare un sacco di, come dire, di giudizi, no? I famosi feedback su determinate cose, cioè cambiano anche il mio modo di rapportarmi, e questo è un primo criterio, se vogliamo, quantitativo e già abbastanza qualitativo. Infatti poi il discorso del social network, stanno giocando appunto un ruolo molto forte, perché non solo hanno messo in connessione un sacco di persone, abbiamo visto appunto Facebook, più di 1 miliardo di utenti, non è che siano tutti miei amici, adesso non è, voglio dire, mettiamolo nelle giuste proporzioni, però quello che noi possiamo dire sui social network a livello così sociologico, e lascio, come dire, andare tantissime altre cose, è che in un certo senso hanno introdotto un concetto di tempo reale. Cioè io pubblico qualche cosa
10 minuti? Ok, va bene, ma sono già messo discretamente. Dai. Vedo praticamente qual è in tempo reale la risposta dei miei amici, no? Quindi le mie strategie operative nella vita reale, ma anche come azienda, come dire, la strategia si aggiusta veramente in tempo reale. E questa è una cosa nuova rispetto ai social network. E poi una cosa può diventare virale in maniera molto più veloce, no? Anzi, delle mode, si è parlato per esempio del fatto che molti adolescenti pubblicano su Facebook foto di quando bevono. E questo dicevano che potrebbe introdurre potenzialmente un modello sbagliato, no? Perché fa vedere che questa è la norma e quindi i ragazzi bevono più tranquillamente perché no, lo fanno tutti, no? Quindi adesso ho ipersemplificato, però se cercate di afferrare il concetto e le implicazioni che stanno dietro questo concetto, capite che ci sono può essere come un super pari, diciamo, tra le varie comunità, no? E poi tende a omologare le varie comunità. Noi prima, io da ragazzo facevo parte della classica, come dire, combriccola di ragazzine, avevamo la nostra cultura, magari quelli del quartiere di fianco ce l'avevano la loro, no? Oggi siamo un po' più tutti omologati da questa cosa e per le aziende questo è importante. E poi c'è, come dire, anche un discorso di vendita che è cambiata. Qui vabbè corro un po' perché sennò non ce la faccio, però il tipo di vendita tradizionale di fatto nasce anche lì negli Stati Uniti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi un mondo dove, come il classico Greenfield, dove c'è bisogno di ricostruire, di dare a tutti tutto quanto, no? E quindi di fatto la modalità di vendita è una modalità di vendita tipo la pesca a strascico, cioè io vado, devo raggiungere nel più breve tempo possibile il maggior numero di individui con un messaggio generico, quindi do tutte le feature e ognuno poi sceglierà quelle che per lui sono rilevanti o meno e sul numero faccio i miei numeri, no? Questo è un pochettino la cosa, però è una, come dire, una vendita dove sono io che vendo a te, punto. E tu, come dire, caro cliente, con un po' di anello al naso, compri. Questo era un po' il concetto. Oggi non si vende più così. Nella maggior parte dei mercati la cosa è cambiata totalmente. Oggi si punta su due cose, la relazione e una vendita che lì viene definita collaborativa, cioè una vendita che sia un win-win, cioè c'è un rapporto per cui alla fine della negoziazione io riconosco che tu hai degli obiettivi e dei desiderata come vendor, ma il cliente riconosce, io riconosco al cliente la stessa cosa e deve essere un mutuo successo, no? Soprattutto la relazione strategica è importante. Perché è importante? È importante perché di fatto semplifica il mio mondo. Cioè se io ho fiducia in Fabio, scusa, conosco, che poi è vero, cioè nel senso, se lui mi racconta una cosa, di fatto semplifica un po' il mio mondo, perché se lui non ci fosse io dovrei andare a analizzare io in prima persona tutte le opzioni, se invece mi dice no guarda questa cosa qua la conosco, l'ho sperimentata, allora è lui il mio trusted advisor, no? E questo ha cambiato il modo, per cui vuol dire conoscere, innanzitutto fare domande, conoscere i bisogni e poi avere delle soluzioni che siano quanto più possibile sartoriali su quei vari clienti che io vado a targettare. E questo ha ribaltato un sacco di cose. I business oggi vincono se hanno, come dire, un valore differenziante rispetto agli altri. Non funziona più la vendita, come dire, di macchine dal concessionario dove ti faccio la lista degli optional, no? E questo è un esempio, secondo me, portato all'estremo di quanto questa cosa qua può arrivare veramente a un livello sartoriale. Non è voluta la cosa, ma guarda caso però è vera. Se ci pensate qua dietro, allora io non sono un esperto dell'S lunga, cioè nel senso la conosco, però non è che ho scelto l'S lunga, faccio la spesa all'S lunga se può interessare a qualcuno, ma non è per quello che la conosco. Quello che è interessante qua, pensate quali possono essere le implicazioni che ci stanno dietro. Io mi immagino, in passato uno dice vabbè io voglio uscire la settimana prossima con gli sconti su queste 10 cose, no? Perché? Perché ho comprato delle buone partite di pasta, di vino, non so, ho chiuso dei buoni affari, riesco a uscire con un prezzo che è più basso del normale e mi immagino che soprattutto su queste cose qua che non sono deperibili nel breve termine, la gente, anche se non ha bisogno del pacco di pasta, lo vede, costa il 50% in meno, magari viene e se lo compra, no? Quindi anche la previsione di logistica, di volumi, di cose così, può venire fatta, come dire, prima di andare fuori con lo sconto, anzi forse il percorso era questo qua, no? Se io entro in un mondo di questo tipo qua, vuol dire che io in realtà non lo so a priori, non sono io che oriento la scelta,
ok, apparentemente, nel senso che il cliente viene e sa che lui, se lo fa lui lo sconto che vuole. Se si fa lo sconto che vuole, uno può comprarmi i lamponi, quell'altro mi può comprare il vino e quell'altro mi può comprare il pesce, tra virgolette, no? Io come faccio a gestire la logistica magazzino per magazzino? 5 minuti, orca. Qui si fa grigia, ragazzi, eccetera. E quindi capite che devo avere, per esempio, e qui lasciamo l'ambito business, devo avere magari l'analisi predittive, cioè io ho i dati delle Fidati Card, della carta fedeltà, però devo farci tutti dei lavori sofisticati, no? E qui per esempio cominciamo a scendere nell'ambito dell'infrastruttura, allora i big data cominciano ad avere magari un senso dal lato business, perché io voglio andare verso questo tipo di vendita, verso questo tipo di analisi predittive, per esempio, no? E poi sempre rimanendo nell'ambito IT, che magari rientriamo un attimino nella nostra comfort zone tutti quanti, da un lato qui c'ho il mio crea lo sconto, le nuove mobile app su cui devo fare tutta una serie di cose, però dall'altra parte il mio business è vero che si regge anche con tutta questa serie di applicazioni tradizionali, no? Per cui magari il mio CRM, il mio ERP e quant'altro girano ancora su cose tradizionali, quindi mi trovo a dover, come dire, bilanciare come faccio a differenziarmi nel valore ma nel frattempo far andare avanti il mio business, no? E lì è la prima cerniera che l'IT manager si trova a gestire. La seconda è questa modalità qua, il famoso cloud shadow, no? Quindi delle business unit che magari per certe cose con la carta di credito, con del budget che hanno, vanno direttamente sul cloud, cominciano a fare i loro pasticci di sviluppo, di campagna marketing, di vendita, poi se non funziona qualcosa vengono da me a dirmi però questa roba qua non funziona, no? O non funziona come lì. Quindi la velocità è la loro, ma il problema è il mio, no? E questa è un'altra cosa. Però è una cosa che un IT manager non può ignorare, quantomeno perché? Perché il public cloud, che piaccia o non piaccia, come dire, ha alzato l'asticella, come si dice, no? Cioè il public cloud è lì a dire, guarda, la capacità ce l'hai, praticamente lo puoi avere on demand, self service, faccio dell'efficienza tale sui costi e sono bravo a ribaltarla su quelli che sono i miei clienti, tu sei bravo altrettanto, e se non è l'IT che si fa questa domanda, se la fa il CEO e poi glielo chiede l'IT con la famosa telefonata, quanto ci costa a noi la casella di posta elettronica, tanto per dirla, no? Quindi questa è un'altra cosa con cui devo fare i conti, ed è probabilmente una delle ragioni per cui esiste il fenomeno dello shadow IT, no? Allora, visto che io ho due tipi di applicazione, quella tradizionale, quella mobile, quella di nuova generazione, quella che mi permette di differenziarmi da gestire, il ruolo, per come la vedo io, è che devo nella parte del mio data center introdurre dell'efficienza e dall'altra parte essere capace invece di gestire quell'efficienza, quelle opportunità cloud dove questa cosa ha senso. Probabilmente questo è il desiderata ed è il cuore di quello che è l'hybrid cloud. Lì per fare efficienza, quindi stiamo parlando della parte del cloud privato, se vogliamo, della parte interna, ad oggi ci sono due scuole che stanno praticamente portando avanti il loro messaggio, no? Da una parte il cosiddetto hardware defined data center o hardware defined approach, dove l'intelligenza sostanzialmente è legata a un qualche tipo di hardware, e dall'altra parte ci sono gli approcci software defined. Lì mi è sparita l'intelligenza sopra, là sopra comunque c'era, era, la vedete là in alto, no? Che è un approccio sicuramente che porta diciamo dei vantaggi, quantomeno perché il software per sua natura si trasferisce, diciamo, sulle distanze in maniera molto agevole, si configura e si riconfigura in maniera più agile dell'hardware e di fatto è programmabile per definizione, quindi può essere anche pilotato in maniera programmatica anche da altre applicazioni, da qui il discorso dell'acceleratore dell'automazione, no? Sta caricando la fionda Andrea, adesso mi tira giù. Comunque ho finito, niente sangue al V-Mag Unplugged. E basta, io adesso qua c'avevo altre considerazioni sostanzialmente lato utente, però non aggiungono molto a quello che è il cuore dell'intervento che ho fatto. Sostanzialmente anche lì quello che volevo dire è che si sta, diciamo, proponendo un certo tipo di mondo, no? Dove la postazione di lavoro non è più all'interno di un desktop tradizionale, ma ormai è disperso attorno a una serie di tool e di applicazioni che stanno un po' nel cloud, un po' nel mio desktop Windows, un po'
nel data center. E quindi quello che noi vediamo era da un utente comunque di seconda piattaforma, quindi dove tutti i miei tool, la mia produttività stava nel desktop, a un utente che si trova di fatto in questo tipo di situazione. E quindi qua l'approccio probabilmente vincente è un cambiamento di paradigma, cioè ha senso che io continui a tenere i miei processi incentrati sulla gestione di un device? Aveva senso perché il device era l'utente, c'era una mappatura uno a uno prima, ma siccome questa mappatura è venuta meno, probabilmente oggi è più efficiente passare ad un paradigma che sia utente centrico, cioè ho un utente, che cosa serve a questo utente per lavorare in termini di applicazione di dati, poi ovviamente come questo viene implementato, anche lì ci sarà tutta una serie di discussione a livello tecnologico, no? L'ho detta un po' veloce, però d'altronde non ho più tempo da dedicare. Io, ecco, questo è l'excursus che abbiamo cercato di fare, per cui partendo diciamo da quelle che sono una vista di alcune delle esigenze o alcune delle sfide del business, come queste vanno poi a mapparsi sulla parte applicativa, che è un po' la cerniera diciamo tra quella parte sopra e quella parte sotto, cioè l'applicazione è dove queste due istanze cercano un punto di fusione, no? Con una particolare attenzione al fatto che poi questo punto diciamo di incontro tra queste due istanze, che possono essere anche diverse come esigenze, come problematiche in un dato momento, devono essere poi in grado di essere presentate a un utente per garantirgli quel famoso anywhere on any device. Ora io con questo ho concluso quasi nei tempi, e spero così che siano stati 20 minuti, diciamo, che vi abbiano lasciato qualche riflessione interessante, e con questo vi ringrazio per l'attenzione.